Ciao a tutti, oggi prepariamo il chili con carne. Prima vi faccio lo spiegone, poi vado a leggervi gli ingredienti, me li sono scritti perché sicuramente ne dimentico qualcuno senza appunti, sono rovinato. Allora, la carne del chili non deve essere tritata. Originariamente era seccata e affumicata, per questo ha questo retrogusto di affumicato. Noi per dare lo stesso effetto, invece di utilizzare peperoncini affumicati, paprika affumicata, che è molto difficile da trovare da noi, possiamo utilizzare la pancetta affumicata, si trova dappertutto e dà in più quel tocco di grasso che aiuta sempre nello stufato. Quindi la carne andremo a tagliarla con il coltello tipo spezzatino, ma a pezzi piccoli. Adesso vado a elencarvi gli ingredienti. Vi faccio notare anche che io andrò ad aggiungere i fagioli, quelli rossi, che ieri erano secchi, adesso li ho reidratati. Li ho messi ieri sera a mollo nell'acqua, dopo buttiamo l'acqua, li mettiamo in una pentola con abbondante acqua, senza sale, fiamma al minimo e li facciamo cuocere per circa un'ora. L'importante è che non prendano troppo il bollore, altrimenti si spappolano tutti. Poi andremo ad aggiungere nello stufato gli ultimi 10 minuti, giusto che tutti gli ingredienti si possono amalgamare bene. Bene, allora, ingredienti: 600 g di vitello, 200 g di pancetta affumicata. Poi utilizzerò una cipolla rossa grande, in realtà ne utilizzo due piccole, uno spicchio d'aglio, del coriandolo fresco per guarnire alla fine, mezzo cucchiaino di cannella, un cucchiaio di paprika dolce, un cucchiaio di cumino, quello in semi, poi polpa di pomodoro 400 grammi, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 3 peperoni, visto che sono piccoli, così posso anche utilizzare tutti e 3 i colori, peperoncini 2 o 3, regolatevi voi in base a quanto sono piccanti, se vi piace bello piccante potete anche aumentare, però occhio, non esagerate. 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e 500 ml di brodo. Io nel pentolino ho già messo mezzo litro d'acqua, adesso gli scarti della carne e gli scarti tra carota e cipolla li vado a mettere nell'acqua, accendo il fuoco, così abbiamo anche il nostro brodo appena fatto, che andremo a aggiungere man mano che cuociamo il nostro chili con carne, perché andrà cotto un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, regolatevi voi in base a quanto volete morbida la carne. Bene, posiamo il nostro quaderno degli appunti e iniziamo a lavorare la nostra carne. Grazie.
Bene, messo a cuocere il nostro chili con carne, adesso possiamo passare i fagioli. Io li ho già risciacquati, messi in questa pentola. Adesso posizioniamo la pentola sul fuoco, li ricopriamo con l'acqua, anche un po' più di acqua, non fa male, senza sale, fiamma al minimo e appena prende il bollore facciamo cuocere per circa 45 minuti. Bene, dopo 2 ore di cottura è pronto. Adesso andiamo ad aggiungere i fagioli, facciamo cuocere ancora un 10 minuti, poi spegniamo, impiattiamo e facciamo la degustazione. Io andrò anche ad aggiungere un po' di panna acida, il coriandolo che vi ho già mostrato all'inizio, volendo del peperoncino fresco, del formaggio, una grattatina di pepe, lì va un po' a gusti. Poi potete accompagnarlo o con del riso in bianco o con delle tortillas. Buonissimo, la carne si scioglie in bocca, come al solito non mi resta che incoraggiarvi a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, guardare gli altri video per qualsiasi cosa, domande, suggerimenti sotto nei commenti. Ciao ciao!